Allora, io ora voglio invitare tutti quanti voi, con grande gioia e doveroso silenzio, questa magica atmosfera di questa bellissima serata, ad ascoltare la registrazione dalla Fanciulla del West di Giacomo Puccini. Ascoltiamo l'aria Mindy dalla mia casa sul partito, eseguita da un interprete che tutto il mondo riconosce tra i grandi. Ascoltiamo. Città di Alcamo 2011 al maestro Silvano Carroli. Esattamente. Che invito naturalmente a salire sul palco insieme al sindaco della città di Alcamo, dottor Giacomo Scala, e al presidente dell'associazione Amici della Musica di Alcamo, dottor Francesco Bambina. Prego. Recuperiamo il microfono. Grazie. Prego. Buonasera, complimenti. Molto piacere. Beh, allora vorremmo fare subito però due domande si possono fare al maestro. È sorpreso di questo premio? Non pensavo proprio, non mi ha fatto uno scherzo così carnevalesco, non lo so. No, bisogna dire che stamattina alcuni collaboratori, tra cui la signora Centiamente, che è una consulente storica degli Amici della Musica, hanno tolto dall'albergo tutti i giornali che parlavano del premio che sarebbe arrivato al maestro Carroli. Quindi abbiamo cercato di tenerlo assolutamente nescente del premio. Lei è stato, prego, prego. Lei è stato? E beh, è stata una sorpresa, quindi ci sono riusciti. Assolutamente sì, sono anche un po' così, come dire, imbambolato. Lei, se non sbaglio, è stato presidente di giuria di questo concorso nel 2002. Noi volevamo sapere un po' di differenze tra la passata edizione e questa qui.
Dunque, nel 2002 erano ancora di più, il numero di concorrenti era maggiore. Poi sono tornato l'anno successivo come vicepresidente, ce n'erano ugualmente tanti. Quest'anno il numero ne ha indicato lei. E qualitativamente, insomma, credo che anche quest'anno non ci sia stata un calo di qualità e di professionalità in questi giovani che si sono presentati qui ad Alcamo. La crisi globale si sente anche nella lirica, però con 104 iscritti e 27 nazioni diverse ci difendiamo bene. Non ci possiamo lamentare. Allora, consegna il premio il sindaco e la motivazione verrà letta dal nostro dottor Bambia, il quale c'è il microfono. Allora, complimenti. Il premio viene attribuito al celebre baritono maestro Silvano Carroli per la carismatica ed emozionante presenza vocale e scenica dimostrata nell'arco della lunga carriera affrontata dedicandosi al teatro lirico con grande professionalità ed in modo completo. Attraverso lo studio serio, costante e profondo dei tanti personaggi della lirica portati sulle scene, con puntuale fedeltà alle pagine musicali dei diversi compositori di epoche, dal classicismo al Novecento, ha messo ben a frutto le naturali doti di non comune potenza, estensione e suadenza timbrica del proprio strumento vocale. Ha dotato ciascun ruolo di un'impronta interpretativa vivida, moderna ed emotivamente coinvolgente. Grazie anche alla costante attenzione verso la parola scenica, ad un fraseggio musicale accorto, una dizione chiarissima ed eccezionali capacità attoriali. Un grande uomo. Complimenti. Prego. Sì, potete andare, naturalmente il nostro presidente di giuria, aspettiamo che vada giù, ci vediamo dopo. Grazie.